Simon e Catherine hanno trovato il Dumbat, ma è stato messo in quarantena. Per poterlo usare dovranno prima trovare qualcuno che conosca il cifrario di sicurezza. Solo con il Dumbat riusciranno a scendere nell'abisso e ritrovare Ark. E quindi, salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lambert e oggi siamo tornati qui su Soma. Per fortuna il gioco mi ha consentito un piccolo riassunto dello scorso episodio, quindi in pratica dovremmo semplicemente continuare l'esplorazione di Theta alla ricerca di questo qualcuno che conosce il cifrario di sicurezza per poter accedere al Dumbat. Nascondi le prove, nascondi le prove! Nessuno ha visto niente. Quindi sì, eravamo arrivati qui a Theta. E in teoria l'essere, non so se umano o robot, che dovrebbe sapere le cifre del cifrario, dovrebbe essere ai piani sottostanti, quindi lo dovremmo raggiungere. Il problema è che nello scorso episodio, attraverso una finestra, abbiamo visto un mostro di carne. O almeno è quello che sembrava. Però non era in questa zona, almeno credo. Sono delle specie di laboratori questi. Va bene. Welcome to my place. When I started the Ark project, I pretty much lived in this lab. Cozy. Ah, ok, quindi qui è dove ha lavorato per il progetto dell'Ark. Errore di connessione, risoluzione dei problemi. Impossibile connettersi, niente. È così per tutti i computer qui? Sembra di sì, c'è un errore di connessione, non so se la potremmo ripristinare. Cos'è sta roba? Cosa ho preso? Non saprei, ma magari ci potrebbe tornare utile in futuro. Intanto controlliamo This sempre is qui in where I giro. restore the Ark scans. So you saved the whole staff digitally on these chips? That was the plan. La loro versione digitale, ma non la loro versione fisica. E questo è il dilemma che sta mettendo in atto il gioco. Tra l'altro, mi è venuto questo lampo di fulmine, che noi non è che ci siamo trasportati nel futuro. Ma forse abbiamo ricevuto una scansione come quella che è successa qui. Il nostro noi fisico è rimasto a molto tempo fa, probabilmente sarà morto. E il nostro io virtuale è stato ripristinato qui, nei Simon, laboratori dove si the last studiavano report Ark. filed by the staff mentioned struggling with something called a proxy. The proxy we killed was blind, just like Akers, but it listens. Careful, we spotted two more by the infirmary. What do they look like? Not sure. It seems to be human enough to pass for a crew member at a distance. Tall, dark, Ok. and ultimately faceless seems to be what to look out for. I'll keep my eyes open. Non è che erano i così che abbiamo This is where I did visto my scan. qualche episodio fa. And all the others, Oh! I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Guardate qui, però! Noi siamo entrati in una macchina uguale a questa! E poi siamo usciti, quindi siamo un robot per ora. Non so se siamo uguali a questi o siamo una versione più avanzata, più umanoide. Però mi sa che è così. La nostra scansione è sopravvissuta per 90 anni, 80, e siamo stati inseriti in dei robot. Ebbene, qui continuano ad esserci errori di connessione, ma perché abbiamo uscito sto coso? Lo devo infilare da qualche parte. Qui? Ah, che cosa Need to fix sarebbe? that mainframe connection. Vuol dire che con questo posso sistemare le connessioni? Sembra di no. E allora che cosa ho fatto? Forse prima di poterlo utilizzare devo appunto sistemare le connessioni, va bene. Tanto vedo che ci sono dei messaggi qui in giro. Strasky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Comrade killed himself after the scan. Ah, ok. Jesus, Sempre le how? uccisioni. Mazer tool? What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please! I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the Ark E project. Catherine, quella che sta It's not my parlando? fault people keep killing themselves. Catherine, Sì. what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Ok. La gente si continuava a suicidare perché credeva che il suo essere continuasse a vivere nelle macchine. Zio, non riconosci la macchina che è uguale a quella che abbiamo usato decenni fa? Va bene. No, no, non ci sono ricordi con questa macchina. E penso che adesso dovremmo poter procedere. O almeno posso fare qualcosa qui. What? Check the terminal, I just want to make sure. Il terminale? Elimina dati, perché dovrei eliminare dati? Che cosa ho fatto? Io ho semplicemente cliccato! Berg Mushi? Mushi Jarrett!
Aspetta un attimo, Mushier è il nostro dottore, Jared sono io. What? Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. Adesso mi, primo giugno, quindi sono morto poco dopo la mia scansione? Registrazione audio. Post scansione 2 maggio, praticamente sono morto un mese dopo la scansione. Ok, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so... This is freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are gonna run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Stanno cercando di guarirmi. Can't wait to get back to the living. Questo ero io dopo la scansione, effettivamente ho continuato a vivere. Però ovviamente io non mi ricordo niente di quello che è successo dopo la scansione. Perché io sono la memoria che c'è se... che è stata estratta nel momento della scansione. Fatemi vedere anche gli altri messaggi a questo punto. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. E invece sono morto, infatti qui c'è l'ultima registrazione, 1 giugno 2015, quando sono morto. Ah, sono all'ospedale? E perché no? Sono durato un mese. I'm supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah. Who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. E poi sono morto. E quindi il mio file è perdurato per 90 anni fino ad adesso. What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that, Mr. Hanno preso spunto da me. No magic or time travel needed. I was here all along, waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Già. Ed ecco spiegato cosa è successo. Però effettivamente, io sono quel Simon. Io sono quel Simon, effettivamente, in questo momento. Però quel Simon non è me, perché quel Simon ha continuato a vivere ed è morto. È un argomento alquanto complicato. Sì, ecco. E funziona? Resettare il router nella sala server del sottolivello e contattare la manutenzione. Devo resettare questo qui. Giù. Oh, ma ste cose si muovono. Quindi mi sono utili? Devo trovare qualcosa che mi serva? Basta. Magari qui troviamo qualche sorta di intelligenza, archivio che ci potrebbe essere utile. An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Ok, quindi da qui devo trovare qualcuno che possa decifrare il cifrario. Ma è soltanto uno, mi sa. In realtà non saprei, però abbiamo già completato un'altra parte. Un'altra fetta del puzzle è compiuta. Devo solamente capire come far funzionare un PC. The laboratory terminals have lost contact with the mainframe. We need to reset the router downstairs. Esatto, è quello che volevo fare. Però come ci arrivo al piano di sotto, zia? Credevo di poter fare qualcosa qui in realtà, ma a quanto pare non è così. Devo resettare il router al piano di sotto. Come raggiungo i piani sottostanti? Ok. Ok, qui c'è un'altra stanza che non avevo esplorato. E forse da qui si va ai piani sottostanti, va bene? Quindi forse è stato vantaggioso che io abbia esplorato prima quella zona
E adesso questa. E sembra che questa zona non sia completamente inesplorata. Comunque qui sembra ci sia un luogo sicuro dove potrei risalire prima o poi. Forse da qui sopra i mostri non mi potranno prendere. O almeno è quello che spero. Mi sa che questa zona non è per niente sicura. Vero? Vero? Arrivano rumori per di qua. Devo controllare. Oddio, questa qui è una grande sala server. Mi sa che c'è qualcosa qui in mezzo. Guarda, forse sarebbe meglio esplorare questa zona per ultima. Intanto andare a cercare nelle altre. Sperando che qui non mi succeda niente. Oh, salve. Sei vivo? Sei quasi morto, sei semi morto già. Che cosa ci devo fare con te? Comunque adesso, dato che abbiamo capito che siamo delle macchine, abbiamo anche capito perché ci colleghiamo al wow. Ma quindi... Oh! Il wow come fa a mantenere in vita gli umani? Che cosa sei? È il mostro di carne. Ciao. Mi attacchi o sei solamente bruttissimo? Ok, non mi aspettavo che mi arrivasse qui dentro, sai? Oh mio Dio, corre! Mamma mia, mamma mia. Sali subito. Veloce però. Dov'è finito? Lo sento fare un casino assurdo. Ma chi si aspettava un mostro del genere qui? Allora zia, senti. Non c'è un modo alternativo? Perché qui ho appena trovato un tizio che mi voleva malissimo. Non mi aspettavo che iniziasse a correre. L'hai visto? No, non mi caga. Ma no. Che cos'era quello? Io credevo che fosse un mostro. Tranquillo, non che fosse così aggressivo. Cioè, guardatelo, rimane lì, fermo. Sta sorvegliando quella zona, non so il motivo, ma... Senti, non dovresti spostarti da lì? Allora, però se tu rimani là, zio, io qui non posso continuare. Adesso, se lo riesco ad evitare in qualche modo, fra tutti i server dovrei poter andare da qualche parte. Dove sei tu per ora? È lì. Quindi magari io prendo l'altro lato? Oddio, qui c'è gente morente. Chissà se è collegata con sto robo. Ok, è andato per di là. Quindi io vedo di passare velocemente, magari senza farmi vedere. E in teoria qui dovrei trovare qualcosa di utile, vero? Sperando che ce ne fosse soltanto uno di loro. Non ne voglio assolutamente più di uno. Va bene. E qui forse posso resettare il router? Dai, che cos'è? Attendere, richiesta conferma manuale. In che senso? Sta riparando il router. Quindi devo rimanere qui. Dai. Forza, conferma il reset con l'interruttore. Ah, ecco. Come... Con questo? Ok. Dovrei aver resettato il router. Devo scappare da qui adesso. Qualcosa ovviamente ancora qui intorno. Anzi, è qui vicino. Fammi capire una cosa. Se trovo un oggetto, posso attirarlo facendo rumore? Per esempio con questo? Forse sì. Quindi io ho lanciato quell'oggetto lì, io faccio il giro e me ne scappo dall'altro lato. Tipo velocissimo, anche se mi sto facendo un po' di rumore dietro. Se si è rispento, credo che potrei morire. Ah, ti do ragione, ti do pienamente ragione. Concordo con questa tua affermazione, chi ci vuole tornare lì sotto da quel coso? Questo qui è il chip, questo qui l'ho preso un po' a caso in realtà. Slot 1 chip, ok! Slot 2 chip, ok, ne ho messi due, forse quindi sono due chip. Chi può conoscere un cifrario? Mark? Mi ha aiutato a ridurre le dispersioni elettromagnetiche del casco, se non altro dovrebbe ridurre il fastidio dei postumi da scansione. Sembra che questa tizia ne sappia qualcosa, proviamo a farla ritornare. Dai, dimmi che è giusto. No! Gente della sicurezza, qui non c'è scritto che è della sicurezza, vero? Allora, qui dice che c'è un tizio che è profugo di Delta, quindi è andato per forza a Theta, dopo che è andato via da Delta, dove sappiamo dove che c'era Akers. Ora lavora per Stromair. Stromair era il capo, lui magari ci lavorava e sa qualcosa. Per favore dimmi che sei tu la persona che stiamo cercando. Oh... Nice.
get the simulator going. Va bene, upload completato. Dove è il simulatore? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. Ci parlo con sto robot qui? Usa il computer per attivare la simulazione. Questo? Ambiente spiaggia, stazione sciistica. No, ma probabilmente gli sto facendo vivere un ambiente che non è vero. Stazione sciistica. Vabbè, proviamo, eseguiamo. Sì. Questo qui è quello che sta credendo di vivere lui. I don't have time to explain. I need you to give me the new security cipher. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. Please, we really need that cipher. No, you're lying. This is all a lie. E niente, non gli piace. Joke. Get me out of here, Chutter. I'll punch your teeth in. Limiti di stress del soggetto superati. I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. E rinizierà. Maybe we can try again. In spiaggia. Vediamo se in spiaggia va bene. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. I pensieri sono i suoi, comunque. Don't be afraid, Mr. Wan. Dr. Chun, is that you? What happened? What is this place? Everything's fine. Theta needs your help. We need the new security cipher. Dr. Chun? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here. Sta impazzendo, aiuto! It's empty. It's too empty. There's something really wrong with this place. It's not real. This isn't real. I have to get out of here. Ok, ma è bruttissimo come. Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. Infatti stavo per dire, è bruttissimo come impazziscono, capiscono che sono non in una vera realtà. Stiamo continuando praticamente a portarli in vita, ucciderlo e riportarli in vita. Lo stiamo resettando ogni volta. Lo devo mettere al posto di questo? E infatti sono i vari moduli. Devo mettere un ambiente specifico che gli piaccia e un modulo che forse gli piace. Ok, devo un po' cercare in giro. Aspetta un attimo, mi sa di aver visto una cosina interessante. Devo riprendere questo chip e andare a metterlo qui, perché mi sa che qui ci sono alcune cose che potremmo cambiare. Per esempio qui dentro noi abbiamo l'ambiente della spiaggia e della stazione sciistica. Dovremmo mettere qui qualcos'altro. La sala scansioni probabilmente, perché è questo che lui si aspetta. Quindi trasferiamo questo e credo che vada bene così, andiamo a provare. Me lo rimetti, slot 1 chip, eccolo qui. Sala scansioni e dovrebbe andare bene, spero. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? Where did it... Alice? Congratulations, Mr. Wan, the scan was successful. Chun? Where's Alice? She's fine. We don't have much time, Mr. Wan. I need the new security cipher. Dammelo tutto! Why? Why would you need that? This is the trick. Ma basta con tutto un trucco! Ma porca vacca! We trusted none of this is real. But you won't break me, wow. You hear me? You won't break me! Sì, va bene. Anche qui impazzisce. Però ci siamo quasi. Come on, Simon. Don't give up now. Cioè, l'ambiente l'abbiamo trovato. Dobbiamo forse trovare un modulo, quello di sotto. È quello che stavo pensando di fare in realtà. Ma allora ecco cosa dovevo fare. Ma ditemelo. Ah, sapevo di dover fare qualcosa che non c'entrava con i moduli. Va bene, qui ci dovrebbe essere qualcosa. Un attimo, sposto la sedia. Un bigliettino. Brandon, pensare alla scansione mi mette ansia. Tutti sono così coraggiosi, sorridono, non hanno ripensamenti. Ricordi che hai detto che mi avresti tenuta per mano durante la scansione? Se l'offerta è ancora valida, io accetto. Grazie. Se lo facciamo insieme, smaltiremo anche i postumi insieme. Dicono che passino un paio di giorni. Baci, Alice. Ci teneva molto ad Alice. Not have expected that. Can we use that somehow? Keep looking. Non è che dovremmo mettere nel chip anche Alice?
Alice and Brandon were definitely together during the scan. Ok. Maybe we can use that somehow. Grazie per il riassunto dei messaggi, dato che non c'avevo voglia di leggerli. E devo forse mettere la scansione di Alice lì dentro. E poi c'è anche questo messaggio e dovremmo poter leggere. Cioè, sentire più che altro. I'm waiting for Stransky and I'll borrow to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. I think I just heard Alice talking to Brandon on the intercom. Seems like they were getting ready to leave. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. Ah, ah, adesso mi spiegano perché posso sentire tutto? Va bene. I got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. Grande! Great. Definitely feeling good about this. Va bene, riproviamo. I didn't know you could data mine. What's it like? Just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Esattamente. Make sure to add it to my dating profile. Quindi adesso posso mettere modulo Alice finalmente. Sala scansioni e dovrebbe andare tutto bene. Finalmente. That wasn't so bad. Stroma really got me worked up, bastard. L'ha messa qui. Sentire le voci di entrambe. Sai che puoi fidarti di Alice, vero? Finalmente! Sì! E qui rimpazzisce e lo stress arriva a livelli alti. Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. Non è vero. I'm not sure what to do with the data. You decide. Non ne sono sicuro se io sono ancora io. C'ho crisi esistenziali in questo momento. Tra l'altro è bruttissimo. È stato bruttissimo come abbiamo semplicemente scartato Brandon, lasciando che quella sua versione rimanesse lì ad impazzire mentre forse un'altra è finita nell'arc. È davvero qualcosa di davvero deprimente in realtà. E comunque vediamo di toccare di nuovo il wow. Succhiami, succhiami. Ah, non così tanto. Bene, dovrei essere a posto. Ho distrutto tutto però. Ho distrutto tutto, ma per fortuna ce ne dobbiamo andare da qui. Per fortuna non ho distrutto tutto prima di esplorare la zona. The legacy scan of me that was on the computer. What did you use it for? It's a template that has an AI door. Ma vabbè, stava parlando. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Se finalmente possiamo andare. That's everything. Let's go ahead and That's weird. Never mind. Che cosa è successo? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now and get into the Dunbat. No, no, perché cosa? Perché eri dubitante? Io ho paura di questa tua reazione. Perché era dubitante su quelle sul Dunbat? Ho paura. Katerin, potresti dirmi se devo incontrare pericoli prima di farmici arrivare? Giusto. Ah, ecco qui. La zona che stavamo vedendo prima. Quindi dovremmo essere alquanto vicini al Dunbat, vero? Sarà qui sotto? Sott'acqua? Perché dove c'è dell'acqua? Sì, pavimento bagnato. Non come se ci fosse un intero piano bagnato, vero? Posso salire qui? Da qui che faccio? Tocco tutto. Ah! Ok, no, non devo far questo. Dovrei poter fare qualcosa qui, forse? Cos'è? Le vette del gas, scusi. Ah, ma c'è la spina staccata qui. La devo riattaccare. Boom! Quanta forza! Dai, adesso dovrebbe andare. E dovrei poter girare il tutto. Sistemi attivi, buon per me, no? Iniziamo a girare tutte le manovelle qui. Non so nemmeno in che ordine, però sembra che lì sopra stiano avvenendo robe, non saprei che cosa stia avvenendo. Dai, dai, ripiati che mi devi salvare. Calmati, 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 calmati. Aiuto.
Calmati, non posso girare, non posso girare, calmati. Ha distrutto tutto. Si è riattivata e non ce la fa più. Lo stress mi ha fatto distruggere. Distrutto tutto, che schifo. Dimmi che adesso non siamo sott'acqua. Dimmi che sto tutto tranquillo e che posso riprendere a fare quello che stavo facendo. Ha distrutto tutto. Beh, in un modo o nell'altro, forse non era il Dumbat questo, però in teoria dovrebbe aver funzionato e dovremmo poter continuare. Non da qui però. Ha distrutto questa zona qui sotto, bucando, e sembra che io adesso possa interagire con questo. Ok, l'ho toccato. E che cosa sarebbe? Forse posso spostare la scala, va bene, tizia che è impazzita, io vado per di qua, suppongo. E quindi ragazzi, adesso che siamo entrati in questi condotti, credo che abbiamo visto davvero tante cose in questo episodio, un nuovo mostro, da cui siamo anche scappati, e adesso siamo nei condotti, che sinceramente non mi ispirano niente di buono. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi, e noi ci vedremo al prossimo video dove dovremmo finalmente riuscire a raggiungere il Dumbat e scappare da questo luogo. E ciao ragazzi!